Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele su A-Tech. Ci siamo lasciati qualche giorno fa con questo microfono qua. Vi ho portato proprio la recensione del Mono PD100X. Dico mono, in realtà si scrive maono, ma ho scoperto che la pronuncia in realtà è mono. Quindi chiedo scusa al brand se per altre recensioni ho usato un termine scorretto. Ma non sono qui per questo, ma bensì per presentarvi il suo compagno, ovvero il Monocaster GM1 Neo, un mixer audio che permette di andare a effettuare delle registrazioni ancor più di qualità, anche perché in questo caso state sentendo proprio il microfono di mono, lo state sentendo tramite cavo XLR. Ma non perdiamoci in chiacchiere e direi di partire con la recensione del mixer Monocaster GM1 Neo subito dopo la sigla. Ebbene ragazzi, avete visto cosa è contenuto nell'unboxing, ma ci focalizziamo naturalmente proprio sul Monocaster GM1 Neo, che la sua particolarità sta anche nel fatto che nella parte posteriore, avrete notato, c'è un piccolo attacco a vite, il che ci permette di ancorarlo eventualmente su selfie stick treppiedi fondamentalmente. Infatti l'inquadratura che state vedendo proprio in grande riprende il Monocaster direttamente ancorato su una sorta di treppiedi. Detto ciò, allora, a parte tutti quanti gli ingressi che sono presenti sul posteriore, tra cui l'attacco XLR per il microfono, abbiamo ben due ingressi cuffie, abbiamo una doppia porta USB per alimentare direttamente il Monocaster o eventualmente attaccarlo al computer e quindi prendere l'alimentazione dal computer, così come un cavo, un ingresso AUX e un'uscita AUX. Ma a parte questo, diciamo che il setup fondamentalmente è quello di collegare un microfono, appunto una cuffia, per sentire direttamente quanto state catturando direttamente proprio all'interno delle cuffie, e appunto il collegamento a PC. Ma non finisce qua, perché come vedete da questa lucina abbiamo praticamente anche la connessione Bluetooth. Detto ciò, a parte i bellissimi LED che donano questo effetto molto tamarro e possono essere naturalmente calibrati, vediamo che qui abbiamo il controllo del volume del nostro microfono e avete anche direttamente una spioncina luminosa che ci fa capire innanzitutto se stiamo andando un po' troppo overgain. Naturalmente possiamo silenziare anche il nostro microfono con questo pulsantino qua. Attenzione, perché rispetto a quello invece touch presente direttamente sul microfono stesso, che in questo caso non funziona perché funziona solo tramite collegamento USB, qui abbiamo un piccolo ritardo di mezzo secondo. Lo vado un attimino a spingere. E infatti non avete sentito nulla. Però se io vado ad attivarlo mentre sto parlando, lui
ritardo. Avete sentito che c'è un piccolo ritardo. Abbiamo poi quest'ulteriore livello che è per la musica, che naturalmente possiamo mutare anch'essa, e appunto qui abbiamo la possibilità tramite questo pulsantino qua di collegare tramite Bluetooth eventuali MP3, lo smartphone, direttamente il computer. Devo ammettere però che con lo smartphone ho trovato il giusto livello, perché riesce a gestire la musica in tempo reale. E a proposito, vi faccio partire ad esempio una musichina qui, quindi mettiamo un attimino su Spotify, facciamo partire una musica. Voi dovreste sentire la musica in sottofondo, che naturalmente io posso andare a regolare, alzare il volume, eventualmente mutare. Questo significa che possiamo accompagnare i nostri podcast con della musica, ma poi vi faccio vedere una chicca davvero interessante. Continuando un attimino la disamina, abbiamo qui il pulsantino dei 48 volts. In questo caso non serve, perché lui è un microfono dinamico, non serve questa potenza, però all'occorrenza potete collegare naturalmente dei microfoni molto più prestanti, molto più professionali. Qui abbiamo appunto il gain, la monopolina del gain del nostro microfono, che potete appunto regolare. Vi ricordo, io in questo caso sto parlando in realtà in maniera un po' sbagliata, perché sto parlando diretto al microfono, dovrei leggermente spostarlo. Mi scuserete, ma per comodità di inquadrature e quant'altro lo lascio così. Abbiamo poi questa monopolina qua, che è quella del riverbero, quindi voi adesso dovreste sentire un leggero riverbero. Questo ideale magari se siete dei cantanti, se volete dare un tocco un po' più fantasioso alla vostra registrazione. Ma fondamentalmente, lo riporto a zero, se fate dei podcast o comunque delle live, non vi serve questo effetto. E poi abbiamo appunto qui il controllo del volume delle cuffie, perché vi ricordo, potete ascoltare direttamente il registrato in cuffia, sentire in tempo reale come avviene. In questo momento vedete che qui ci sono poi ulteriori pulsanti. Il pulsante del noise reducer, che va appunto ad attutire l'eventuale rumore di sottofondo. Sono presenti due livelli, in questo caso il livello basso. Quando lo spingete, una piccola voce in inglese vi dice appunto a che livello siete. In questo caso sono ad un livello un po' più alto, altrimenti possiamo direttamente andarlo a eliminare. In questo caso però in cuffia, se io sto zitto, sento un leggero ronzio, ma questo è dovuto sicuramente dal mixer audio, ma non possiamo lamentarci, considerando che mixer audio molto più costosi fanno la stessa cosa. Per comodità abilito però il noise reducer su una modalità bassa. E poi abbiamo questo ulteriore pulsantino qua, quindi il Direct Monitor, che permette appunto di controllare direttamente la voce in cuffia. Se io lo vado a spengere, in questo caso non sento più nulla in cuffia, anche se lui naturalmente sta registrando. Naturalmente per comodità lo andiamo ad abilitare. E poi abbiamo questo pulsantino qua, RGB, che permette appunto di cambiare gli effetti RGB su luce fisse, su vari colori, vedete, che voi potete decidere in base al vostro grado, a vostro gusto. Potete anche spegnerlo, ma io sono tamarro e quindi lo vado ad accendere. Veniamo però alle chicche. Allora, le chicche innanzitutto le troviamo col sidechain. Cos'è questo pulsante che andiamo subito ad accendere? Beh, questo pulsante permette, quando avete della musica, di abbassare direttamente il livello della musica se voi parlate, e facciamo subito una prova. Quindi io vado a far partire la canzone di prima. Ma se io parlo, in questo caso sentite che praticamente la musica si abbassa di livello, mentre se io sto praticamente parlando, questa musica appunto va direttamente ad abbassarsi. Questo perché? Perché magari se delle interviste le volete condire con della musica, fa davvero al caso vostro, ma ragazzi, potreste trasformarvi direttamente in dei DJ.
Ad esempio, ragazzi, state ascoltando Your Body Catalyst Radio, ma adesso ammettiamo un'ulteriore riempipista e ascoltiamoci Tongue Tied, Hydrogen di Moon. E quindi capite che, insomma, potete creare delle cose fantasiose. Io non sono uno speaker radiofonico, però è una cosa molto carina da utilizzare. E poi, come diceva appunto il fatto del Bluetooth che vi ho appena mostrato in ben due occasioni, ma abbiamo altre due chicche che ci regala questo monocaster GM1 Neo, ovvero questi quattro pulsantini qua. Sono in realtà dei pulsanti che ci permettono di effettuare delle registrazioni. Tenendoli premuto per qualche secondo, quando la luce poi lampeggerà, potrete registrare delle cose, degli effetti. Ad esempio, chi è che sta facendo casino? Capite che potete condire appunto i vostri podcast e le vostre registrazioni con degli effetti. Ad esempio, ragazzi, vi faccio partire una sirena. Insomma, divertirvi davvero. Dovete però cliccare leggermente prima rispetto a quando volete far partire il suono, perché sentite... Grazie davvero. Beh, sentite che comunque parte in leggero ritardo. Infatti, se io pigio nuovamente il pulsantino, lui fa partire l'effetto dopo. In questo caso ci siamo sparati. Ma altra chicca davvero carina, che magari non servirà molto durante i podcast, a meno che non siate dei podcast scherzosi, è il voice changer. Qui abbiamo quattro voci a disposizione e la prima è quella della donna. Ad esempio, se io parlo... Mi fa davvero tanto ridere questo effetto, sentire la mia voce con questa voce da donna. Questa, appunto, dicevo, è la voce da donna del monocaster GM1. Cambiamo però voce e mettiamo quella da uomo. Il passaggio tra una voce e l'altra non è immediato, anche in questo caso passa circa mezzo secondino, basta insomma calibrare il tutto. Questa comunque che state ascoltando è la voce da uomo, ma mettiamo la voce da bambino. E in questo caso, beh ragazzi, sembra che mi sono strizzato le palle. Insomma, anche questa ci fa davvero tanto 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 ridere. Ma adesso veniamo all'ultima voce, definita da Mono la voce robot. In realtà mi sembra più la voce da maniaco. Infatti, ragazzi, sentite come la mia voce sia quella di un maniaco o comunque di un hacker. Insomma, potreste fare davvero degli scherzi ai vostri amici, anche delle telefonate, insomma. Beh, ragazzi, mettiamo adesso però la voce normale. E... sentite appunto che c'è sempre quel mezzo secondo di ritardo, quindi ragazzi, fondamentalmente è una scheda audio, un mixer audio in realtà, con un unico canale per quel che riguarda la musica e per quel che riguarda il microfono. Ma ragazzi, riuscite, soprattutto con una combo del genere, quindi col il nostro microfono della Mono e appunto questo mixer audio, con 140 euro praticamente riuscite a crearvi una postazione da DJ, da speaker radiofonici, da podcast, per effettuare delle live su Twitch, per il gaming e chi più ne ha più ne metta. Non ho trovato particolari problematiche, considerando che è un prodotto economico e anche piuttosto completo. Abbiamo appunto la possibilità di gestire il tutto tramite dei semplici pulsanti, ma soprattutto questa funzione qua del sidechain, beh ragazzi, è davvero davvero molto molto comoda, perché come in questo caso io posso far partire una musica in sottofondo e a conti fatti continuare a parlare, accompagnare il mio racconto proprio da una musica, e poi quando voglio fare qualche pausa
vi basterà stare semplicemente in silenzio e poi ripartire con il racconto che state effettuando. E proprio magari sulle note di questa canzone, voglio salutarvi e ringraziarvi per la visione, ma vi ricordo che troverete tutti i link in descrizione riguardo la recensione testuale con maggiori approfondimenti e soprattutto il link per l'acquisto. Non fatevelo scappare, ragazzi, perché a mio avviso, se siete dei professionisti e state cercando un prodotto del genere, questo fa il caso vostro, soprattutto se siete degli squattrinati.